sono impegnato per un giornale di fare una novella al giorno. E calamità mi ha fatto. E perché? Mi dispiace. No, ma ricordo da rischiare a scrivere una tua colina. E perché, scusa? Ma che caso, sono via, ma tocca in erba, voglio stare solo. Va bene, mi servo subito, che sia fatta la volontà del cibo. Stato in grado di maggiori consultori esterni. E perché? Una cosa mia, essere caricato a poco a valle del fondo. E che la colpa è stata mia. Io mi sono fatto troppe chiatte, che ha già fatto. Quando monto a cavallo mi originalmente in capo e vado in dentro. E per questo mi si mette a riposo. Vedremo, vedremo il ministro che risponderà alla mia istanza e se non va a troppo mia e faccia il tuo ministero. Ma ci ho scusato, non proprio più zitto. Avete ragione. Signori, perdonate. Ah, che bello argomento per noi. Un maggiore ritiro? E dite ancora che un giorno in Aleppo un turco audace e un ribaldo inturbante percoteva un veneziano e faceva insulto al vostro stato. Io per la gola serrai quel circonciso e lo scannai così. Ci è arrivata a che sta ci fatta a porto? A morto me l'ha già sulla bocca, però. Perdonate, che opera è questa? Odendo, lo faccio io domenica sera al Teatro San Ferdinando. Sì, sì. Mi hanno tanto pregato, sapete? Io sono un dilettante, un appassionatissimo di arte drammatica, però questa è la prima volta che recito con un pubblico pagato. E vi dirò di più. Se tutto andrà bene, io mi darò anima e corpo al teatro. Oh, è facito pure, perché ti dà una bella voce. È una bella presenza. Sì, vedi? Tutti quanti me l'hanno detto. Certo, io non avrei bisogno, perché mio fratello non mi fa mancare niente. Dovete sapere, lui è il proprietario della pensione Stella. Qua vicino, nel costumetto primo. Oh, proprio dietro l'altro. Bravissima, perfettamente, quella lì. Ma tanto regalo, tante volte fu segretario alla Bocca, ma io sono sempre regalo. Ha già fatto. La passione mia è l'arte drammatica. Io sono artista, sono nato artista e devo fare l'artista. Oh, e si capisce. Sì, si vede, sì. Maggio, scusate, ma per quanti anni avete servito l'esercito? Mi pare da una decina d'anni. Da 16 anni ho fatto una vita da cane, ho sciupato la mia salute. Me ne sono accorto. Ma siete ammogliato? Ammogliato, sì signore, ma sono diviso da mia moglie, da quella sciagurata che dopo 2 mesi di matrimonio si vuole dividere da me. E perché, scusate? Ah, così niente. Perché a notte, mentre dormivo, io mi ho dato là da parte e carico in terra. Per lo più succedeva la sera quando bevevo troppo. E se dice a casa mi trovavo, pure che mi aveva aiutato a e sta cosa da toccare in io. Ma non ne ho vera, fu un pretesto non me la sa, donna senza cure. Che bell'argomento! Non mi da passare la valetta, non te la piglia! Voglio arrivare fino a posto, va bene, se ci stanno lettere e poi rivitino. Posso venire a accompagnare? E perché no? Questo non è antipatico, è solo un poco soltanto. Andremo insieme alla posta e poi mi accompagnerà a casa. Ma dove abitate? Qui vicino alla pensione Stella. Ah, bravissimo, prego! Grazie. Mettere il riposo a me, sangue in una cannonata, ci fai ruotare uno! Se sei figlio dell'abisso, sfida la morte. Chi sto quattro bicchieri di cognac che hanno dormito? Guarda. Possibile? Possibilissimo, ma sta accorto che chi sto cangando. Ah, tu tieni ragione, figlio mio, ma che già fai, io non me ne addormo, non me ne accorgo. Non è la fortuna. Sì, sì, fai buono, lì, perché meglio. Le 10 e 12. Ecco un mega ciccino, non si vede ancora. Ma ieri sera mi ha detto appuntamento alle 9 e cacca, fai la torrente. Ma che cacca è stata stata. Ma già dovuta essere. Ma ieri come al solito sarà io aiuto a carne e avrà perduto. Ah, che più giovane si brullasse il carte fallisce malamente. Questa cosa approfitto così è ricca e mandare una rocca secca.
ma non è pazzo certamente. E se ha pure buono, anziché studiamo vicino, se ho tutto coso. Povera issa, voi che mucagna. Peppi, vieni a casa. Io vado a tutta barcare la banca, pigliare un pacchetto di sigarette. Si vede Ciccino, la vedi, lo sai? Don Ciccino lo studente. O studente? Sì, ma non fai aspettare, io subito. Va bene. Grazie. Camerino, portami una tazza di caffè bollente e dolce, molto dolce, ci ha messo 300 grammi di zucchero. 100 grammi di zucchero? E che vado a fare un merda? Eh sì, ma voglio più o meno già la punta a te. Io un caffè a così buono. Vabbè. Ah, io tengo la bocca amara quando fai, c'è tutta amica, mannaggia. Non ci posso mai aiutare! Perché? Non avevo più quella passata! Niente di meno! È stata assente, un primo giorno, ce n'è a bacio teatro, per concertare l'africano, Due o tre professori, ma guardai, e se facette non ha la sala. Grassa! Addirittura! Io la prima volta facette a vedere che non avevo visto, che non avevo sentito, che non avevo capito niente. La seconda volta lo stesso. Un'altra volta. Appena battetta a bacchetta con buona gira, ma guardate, sempre io ho sempre più su. Sta facendo la rosatella! Ma dove sa? Allora mi attacca io, c'è netta con Pusciano, mi chiamai a un elo e razza qua. Ah, bravo, un bello baccarone così si imbarca. Io sono vivo per miracolo! Avete dalla navaliata, dalla navaliata, da tutti i professori! Povero maestro! Che siete un mese e mezzo di Torino? Ma voi che state dicendo? E quando mi susetta, io la capo me ne avevo a Milano, con una guardi vicini. Io vi credo, certo. Milano? Non è andato mai a Milano! No, e chi ci va a Milano? Sono altre cure. Poi sono andato a Torino. Torino? Alla lezione di violino. Torino, lezioni di violino. Capito maestro? Ma che a Torino fame nera. A Torino fame nera. Ma come una città così sviluppata, Torino fame nera. Maestro, per cortesia. Ma non era Torino, la fame nera la venivo io. Me l'ero portata appresso. Ma voi capite? Che? Maestro come a me, un diploma e 7 maraglie che tengo. Ridotto in questo stato. Non andiamo mai a Torino! Anche a Torino, così. Andiamo a nessuna parte. E che vi devo dire? Che so? A Napoli. Non avete trovato niente? Ah, no. A Napoli, che so? A San Carlo, per esempio. A San Carlo? San Carlo? E come metta su una lita all'orchestra lo sa? Non è buono, San Carlo. Ma morì fame tu presto, ma morì fame. Addirittura. Che decidi? Qualcuno che è stato direttore alla Scala a Milano. Se mette su una lita all'orchestra lo San Carlo, ma per carità. Ma scusate, ma voi non arrivaste a dirigere? Che significa? A Napoli. Quando è che uno cade nei titoli dello vostro commerce? La scrittura era come direttore. Pure che ragione. Ma voi, a Napoli, che state facendo? Perché? Dove San Carlo non giocava a suonare neanche se mi pagano bene. Quindi secondo voi io me ne sei pure a Napoli, un po' parole. Fui venne a Napoli! Fui venne a Napoli, l'avevo capito. Ma come mai scritte che casa a Napoli, ma proprio a Napoli. Sì. Napoli ormai è finita. Pure Napoli è finita. All'estero no però. No, eh. All'estero è tutto diverso. Tutta un'altra cosa. Poi sia certo mi fa trovare un professore. Uno può
viaggiare. Io ci fatto colpo. Mi porto con me, in giro per l'Europa, Francia, Spagna, Costantinopoli, Russia magari. Tornei proprio. Fare concerti e poi faccio fare come torno. E come tornate? Si fa ritornare veramente. Sì, sì, sì. Si apprezza la musica, si apprezza il valore di un artista. L'Italia per la musica è finita. L'Italia è finita. Qua non si può fare niente più, niente. E cosa è finito? Non ci capita. Di chi si pazzo lo lasciai e pazzo me la giudicava. Ma ditemi, ma voi dove state venendo? Dove tornate? Non lo so. Sono stato a Pozzuoli. Ah, Pozzuoli, qua vicino. Sì, sì. A dare un concerto nella sala dei municipio. Sempre una cosa interessante, sempre una cosa di valore, il municipio, il sindaco. Dove li robiglietti? Due lì. E con un programma straordinario, Ci credo, maestro, come voi. Tutti i pezzi scelti di autori celebri, ma voi lo credereste? A ieri sera sono venuto soltanto così, a Pugliano e due creati. Dove? Solo. E nessuno più. Nessuno più? Uno squallore. È uno squallore veramente, quattro persone, te li robichette. Ah, però sindaco mi resta una grande soddisfazione. Stava. Queste sono le cose importanti, vedete, caro maestro, le soddisfazioni che vi dà. Tutto con certo. Guidare a capo dopo un bastone, facevo così. Sì, sì, sì. Sì, sì. Approvava l'arte. Approvava, certo, approvava l'arte. Poi dopo il concerto, mi ha invitato a cena a me e al maestro di pianoforte. Sì. E dopo cena, mi ha chiamato, mi ha stretto la mano e mi ha detto: maestro, non venite giù a Pozzuoli. Ma ci ha aiutato a roba, non so. Certo, quello aveva capito che voi eravate sprecati a Pozzuoli. Sicuro, sicuro. Che ve lo dico a fare? Non ne parliamo perché tengo proprio un problema qua, oi. E visto che già mi si mancano un po' di zucchero da sto caffè. Il padrone è calmo. Il padrone è calmo. Avanzato prima, stamattina. E non voleva aspettare chiunque. Stamattina mi ha già avuto tutta la roba e mi ha già avuto la cultura là. No, è roba vostra, addosso. Dove tenete tutta la roba? La roba, sì. Ok, noi. Un sito lì. Dove cammini? E ovvio lì, che sei tutto quello che tengo. Povero maestro, ma ditemi dove alloggiate, ma dove dormirete per esempio questa sera? Pure una da coppa, non ne faccio. Sotto non fa come, coppa non ti levano, ma dentro. Solo questo devo trovare. Dentro. No, ma io non lo posso permettere proprio, no, per la nostra amicizia io non lo posso permettere. Facciamo una cosa, mo a voi ci penso io. Dovete sapere, mio fratello è il proprietario della pensione Stella qui vicino a Napoli. Ma ci scrivono un bigliettino di raccomandazione. Ti faccio ospitare lì alla pensione per qualche giorno, non so, 4-5 giorni, un tempo necessario. Grazie. No, ma di che cosa? Però solo per un paio di giorni. Sì, perché chi vuole già partire. Ah, dovete andare all'estero. All'estero. Non ci stanno chiacchiere. No, ma che scrivono un bigliettino. Ma voi capite? Hanno professore come a me. Con lo diploma e 7 paraglie che tengo. Di tutti questo stato. Ma che ci studiate a fare tanto lì? Era meglio che mi metteva a fuoco a pugnare. Mille volte, caro amico mio. Questo qua lo consegna da mio fratello, ci penserà lui a voi, non vi preoccupate. Ma non mi dite niente, ma io devo scappare, perché io ho le prove a teatro. Le prove? Sì. Io domenica sera ne butto con lo tempo. Sì? Ma voi siete artisti? Sono artista anche io! E non mi rovinate! Poi ve lo sto dicendo, avete visto? Condividiamo l'arte, condividiamo la passione. Facciamo così, poi mi accompagni a palazzo. Ti accompagni a palazzo e poi io vado a fare le prove. Quanti ringraziamenti, quante obbligazioni! Ma per l'amicizia queste altre. E poi torniamo. Prendete la roba, non mi dite niente, ma io vado di fretta, maestro. Andiamo? Sì. Arrivederci. Signor. Veramente? Sì, signore. Scusate la distrazione. Distrazione. Un attimo, dico subito. Pagate il caffè, che te l'ho detto. Non va bene. Facetemi stupa voi. Ma fatemi stupa caffè, che non tengo neanche luce in testa. Giustamente. Ma chi l'ha inviato sul caffè? Giovanotto, segna sul caffè. No, non è come vuoi, va a stavi tu. Che figura. Un attimo. Facciamo così, senza far favore, mettetemi i soldi in tasca. Un attimo.
Felice sta a Napoli, sì. Possibilissimo, è arrivata stamattina alle 9. Lui, la moglie e la figliastra. Io amore, non tengo più sangue un vuoto, non tengo. Quali comandi? Niente ancora, c'è pazienza, copia. Porto uno giù. Fate tu. Va bene. Stamattina alle 6, stiamo ancora un po' più circa. E stiamo perdendo magnificamente altre 300 lire. Altre 300 lire. Al di fuori dei 500 lire che ho perdita la settimana passata. Ma non ti dico di nuovo andare. Non dico di nuovo andare, che tu mangi il cibo. Sì, che poco mi ha ricordato, oggi ci aggerà assolutamente, ci aggerà. Comunque, mentre stavi a stamana con mano turco, perché me ne salì la carta sbagliata, ma arrivo fatto lì nel telegrafo e mi consegno questo telegramma, io tengo ancora un voto dentro. Dottore Francesco Ciasciamucca, fermo posto a Napoli. Arriviamo ore 9. Io, Concente e Margheritello. Vieni in stazione allegramente felice. Allegramente felice. Allegramente. Allegramente. Io non saci come non sono morto, non saci. Come la faccia tragica? Chi subito ha già avuto la scelta? Ha già corruto da te, ha già bussato, ha già toccato, ha già tozzuliato. Ma nessuno mi dice. Sei come un rubente, sei amatissimo. E comunque ha già corruto a stazione del Zizi, ha già pigliato la sua famiglia, l'ha già visto lì nella carrozza e l'ha portato pomidino di rosa, sai, quello che si affitta a mia giardina. Ah, quella mobiliata. Quella mobiliata, sì signore. E poi ha già sfrattato le borse, riposato, sciacquato. E vado al caffè da Torretti, da un mio amico, che c'aveva l'appuntamento con te. Sono corruto qua da te, perché tu che sei l'amico mio mi devi aiutare. Mi devi consigliare. Mi devi salvare. Ma salvare da che cosa, amico mio? Da che cosa? E allora tu non hai capito? Io ci ho già puntato tanti chili in brutti. Io appunto ci ho già detto che 3 anni fa mi ha già pigliato la laurea, che sono un buon medico. Io da tutto chi stanno che è già stato a Napoli mi hanno mandato più di 60.000 lire, mi hanno mandato... Siete da dove andando? Io appunto 3 mesi fa, poi ci dicevo che mi servivano 10.000 lire, perché avevo papà l'annata anticipata e lo stabilimento ha dovuto 15 pazienti. Finalmente. Che ne sapevo, amico mio, che venivano tutto quanto insieme, hanno sempre stato resti a partire, tenevano gli affari loro. Fino a tu non sai, zizi, appena ci sarai, tu credi che dove mi hai domandato? Ha dubito che dove mi hai domandato? E che ti hai domandato? Lo stabilimento come va? I pazzi come stanno? E tu cosa hai risposto? E che dovevo rispondere? E stava bene! E stava bene! E non ride, mica di non ride! Io non so ci può mangiare, te capre con vuoto sto trombando tutto quanto, va! Mangia calmato! Tu non sai zizi come pensa! E che la vecchia moglie, se sa pure qualcosa, ma meno mezza la manna mi morì! E non mi disperava. Non mangia disperava. Tu non sai come perché mi mandi i soldi. Chi lo zizi? Se mi sembrava, carocca sì. Sate la prima ospedale per pazzi. E io mangiavo di tutte cose, mangiavo di... Ma io come faccio? Io sti 500 lire per darti un Nicolino a due figli. Mamma mia, mica di... Io vuoi un bello da me solo, non vuoi? Sta arrivando la padrona mia casa insieme da figlio, io non mi favorei appunto. Trax, così, Trax! Mettici una bella tazza di cioccolato. Mamma, io metto scuola! Ma che scuola è scuola, figlia mia? Chi sei un caffè? Ma tutte le signore e signorine dopo passeggiato un po', trassano lì da un caffè, che sarà usato un po'. Sì, no, che faccio? Mi cambieranno sette da qua. Cameriere! E se uno ti manda qualcosa, tu non rispondi.
fare a pure una buona cucina, la biancheria è sempre pulita, non è vero? C'è mia figlia che è terribile, controlla sempre la servitù per vedere se tutti nulla. E se veramente non lo vorrà fare, se seccano poco, e ha ragione, figlia dichiaratura, capirete, a quell'età si pensa a tutt'altro. E non so se mi spiego, ma da tenere una poca pazienza, quando San Marino non lo fa più, è vero? Ma già! Mamma mia, Michele, come ci va? Questi 500 lire per dare a Nicolino a due figlio. A mettere da pro, parlo con Cia che stai a mettere da loro. E che altro bravo ti posso mandare, Michele? Io ci ho già detto tutto cosa. Aspira, ha già fatto una bella manzana. Io mi ho detto che le 500 lire mi servono perché ha già cattato la macchina che fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Bravissimo! Non ridere, Michele, non ridere, sto tutto nervoso. Non si c'è, mamma. Vitti che chi le fa pazzo per te? Ma tu sai che chi ti dà pazzo di mamma? Ma che ne sai, mamma? Mi ha fatto meraviglia la verità. Figlia, mi sono giovinotta, così fanno. Come sa, dunque, ah, così si sputtano. Ci vuole, non fa sei. Punto per te, è veramente intenzione censurata. E che non facesse ghiaccio. Ti ha mangiato in mia, ti ha messo di chità. Cameriere! Quanto pago? Sono 70 centesimi. Ecco qua, due soldi a voi. Molte grazie. Dottor, io vi saluto. Arrivederci. Dottor. È scostumato abbastanza mente, così, da un genio. Meno male che la vecchia se ne aiuta. Vino tu quando è seccante che la vecchia. Uno te ne cantano sui papà senza se ne essere in vecchia. Io lo ammetto come che non ho capito perché è bella e simpatica, una brava giovane. Non c'è mai. Prima non dai un carato, non pensa a niente più. Pensa sulla sua come è capitato. Ma comunque, come ti pare fatta la macchina? Ecco te lo alzo, dici. Certo, si tutti in altro mezzo. Alla fine basta che se lo credo. Oh, ma quello se lo crede, se lo crede. Chi l'è in turzo, siamo con tutte cose, siamo. Però mica lì, ma c'è stato un problema. E se chi lo vuole? Un stabilimento a tutti i pazzi in curriculum porta a fare. Chi se lo fatto più serio? Tu quando mi hai scritto sta sorta di bomba. Chi te lo dà su stabilimento? Ma soprattutto sti pazzi, a due picchi. Già, a due figli, mica a due figli. E su stabilimento a due figli. Stata ci ha fatto una grande pensata. Poi dice ma tu se ne faccio su lì sti pensati. E se sa, quando sei andato in brogli tu sei pazzo. Avevo fornito, mica lì, avevo fornito. Tieni presente l'albergo. Oh sì, l'albergo, mo. Che la funzione c'è da stonchino. Che là c'è sta tutta gente strana, curiosa. Se lo venisse in capo e volevo il stabilimento. Lo porto là. E lo porto là, perché? Ma come, chi ma non si accorgi che la vita non sono pazzi. Ma no, no, io posso anche sempre un vuoto, non un vuoto in benicere. Lì, vado a pizza, sa? Sì, quando noi andiamo là, tu non devi dire che noi stiamo là per vedere loro, che loro sono pazzi e tu no. E già, come ti pare? Ma non puoi sapere, tu mi fai un da capo, ma fa che lo davo tu. Ma sì, è l'unica soluzione questa. Aschi, hai già avuto una bella pensata. Tu, proprio tu, ma vieni con me. Ti porto da loro e diciamo che tu, l'amico mio, sei uno dei pazzi che tengo in cura. Io, tu. E già, fammi sto piacere. Io, può darsi che prenda a te. Mettono paura e non vanno avere più a nessuno. Ya, yeah. Fammi sto piacere, poi esce. Ma tu sei un pazzo caldo, mi dici, sei un pazzo caldo, ti stile tu parlo per bene. Un pazzo caldo. C'è una follia semplice. Tu c'è qualche follia tua, no? Nessuna follia. Che so dire? No. C'è qualche follia con te. La follia.
La follia musicale! Sì, sì, senta a me. Tu vai in giro a dire che ti credi il più grande tenore del mondo. E che prendi? Ha traviato, vedi? Ha scritto per te. Come ti pare? Cicci, ma come può fare? Ma da qua non brogli un uomo, eh? Ma qua non brogli e brogli, amico mio. Tu dici sempre che sei il più grande amico mio. L'amico caro. L'amico del cuore. E ma tu vuoi dire che devo andare a sciogliere su? E già, fammi sto piacere, io sono un po' con paparanza. Paparanza un po' con l'occhio. Si è fatta la volontà del cielo, si è fatta. Anzi, però facci pazzare. Ma fammi piacere, cicci. Quello che è la figlia, la nipote, chi lo sa,
ci cacciava il tuo cazzo. A voi, sì, ma toglietemi la curiosità. Ma voi, se li vedete, li conoscete? Cioè, vedete chi sono, me lo sapete dire? Come cosa scena? Non lo so. Quello è un pilotto alto, che vi mustaccino, una faccica di ovve. Forse ho capito che è stato, ma piacciamo facciamo i conti, ma dispiace che non mi ha trovato i cucuri. Ma mo piacciamo e faccio vedere quello che succede. Sì, faccio. Ma che fai? Tu sei un dottore, non ti puoi mettere però con quella gente, gendarme, gente d'estate delinquente, abbiamo paura che devi fare, non preoccupare. Vuol dire che quando usciamo, andiamo a chiamare la carrozza, ci sa di mai, facci mai la cappotto fino a capo. Ti pure un po' fuorata. E allora può stare a casa, va bene? Perché noi tutti e tre, appena, no, non potremmo mamma no. Prima passare uomo, prima passare. Signore, accomodatevi, che vi posso servire? No, niente, grazie, noi andiamo di fretta. Ah, come niente? È una granita di limone. No, 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 non voglio niente. Per voi un fermo? Piuttosto un fermo. Sì, sì, sì. È per voi? No, per me niente, non più. Due mezzi di limone e un fermo. Che situazione che sei creato? Ma non lo so, io era meglio che non venivate. Noi siamo venuti qua per dirti una cosa importante, che quella casa che c'è trovata. Ah, quella è stupenda, stupenda. E non fa per noi. Come non fa per voi? Ecco servito. Per mangiare è meglio. Il vento ti lo prende liscio. Per il triste lo prende liscio, se non conosci tutto le voci. No, e non facciamo figuri qua dentro. Vorrei sapere, sentiteci, volete un po' che sette. Ok? L'acqua tonica, sì. Mettici un po' di senso, bambini. Mettici un po' di senso. Non capisci questo. Sì, ma perché siete venuti fino a qua? Ve lo ripeto. I muovani io da voi vi siete scomodati. No, noi siamo venuti qua per dirti che quella casa che ci è trovato. Stupenda, non è buona, è la terza volta. Non è buona, ma come fate a dire non è buona? Il bilino dello semestre lì non è buono. Quell'area, quella posizione, quella vista non è buona. Quello dentro c'è di tutto, quattro camere, cucina, soggiorno, salotto, due stanze da letto, bagno, luce, acqua del selino, tutti confortabili. La guardaporta è la padrona di casa, due persone distinte, educate per bene, gentili, prezzo niente, affatto caro, tappeto di lutto, tappeti per te, mobili di lusso. La guardaporta, voi mi dovete dire dove trovate di mezzo, non andate in giro a dire che... Che il villino dei rossi non fa per voi, fate una figura di lì, non andate in giro a dire questo, quella casa è una reggia, non andate in giro a dire quella casa, ma mi dicono un po', è quanto di più bello al mondo ci possa essere, zizi. Adesso è un po' zitto, no? Ma fai parlare pure a me, tu parli una trocciola, una macchinetta. Io sono il zio, e devo parlare per te. Quando parli il zio, il nipote deve ascoltare. Non mi chiamo. La casa è bella, bella di uso, i tappeti buttati a terra, lungo, tutti confortabili, ma la guardaporta... E che avrà fatto mai basta? Quanto dice la guardaporta? Era arrivata a casa la guardaporta. La guardaporta ci ha detto che non ci sta biancheria. Ah, tovaglie, salviette, non lo so, fazzoletti, niente. Neanche le lenzuola. Figlio mio. Che domenica, coppia di materazzi. La mattina la faccia a 200 anni. E poi ha detto che non ci sta manca fetto col piede, col chiaro, niente. Ma che mangiamo le mani? Quella sarà pure abituata a mangiare con le mani. Il padre era negoziato di voce, ma io no. Io sono un galantuomo e certamente non mi potevo portare tutta questa roba presso da roba secca. No, sì, si capisce, ma non mi preoccupate, tanto quelle... Tutta questione di prezzo, poi ci parli con la quattro volte. Sì. Tanto poi, voi quando dovete stare? Pochi giorni. Si capisce. Teniamo che fa il paese, io magari te ci tratteniamo 3 giorni. Felice, quanto stavo per un mese? In un mese? Assai. Assai un mese, 27-28 giorni, sì. No, 27-28 giorni. Sentitemi, io devo venire insieme a loro, e invece di da 3 giorni, io devo venire troppo di mano. Troppo di mano, perché? Perché, scuso. È perché sto... Dovete sapere che domenica ci sono le elezioni generali. E tutti i quartieri sono in tumulto. Si dice che da Roma devono arrivare 3 reggimenti di soldati e 800 carabinieri. Sì, a cavallo! A cavallo! E voi perché vada a invitare? Presto, carissimo!
che se vuoi, non mi dico tanto, no. Figurati un po' di tutto il mondo, non altro. Loro prima ci diamo, Questo è senso. È senso. Ma è bolla. C'è sto senso. Sì, bevete quando si è appilato. Sì, no, la mamma dentro stasera, si è appilato. Un poco forte, ma dentro al naso, perciò, per... Ma Dio, non si è appilato, se non si è appilato. Anzi, che non lo conosco. Esci i pezzi di quattro migliaia, sì. Guarda, una voglia di ieri. Ah, ma come è molto senso, una voglia di ieri. Tutte belle cose che hai fatto! Tutte però! Io ti raccontai tutti i chiassi che ci fui al paese quando a pure che avevi preso la laurea. Tutta la gente ci venne a trovare e ti mandai salutando. Il sindaco, il sindaco di Rocca Secca, pure come Roma, non aveva più che fare. Quello invece chiamava le bancarelle, poi non giù, facevi suonare la banda in piazza fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte. Io quando ringraziai, io scrivetti una bella lettera tutto in italiano, di famiglia. Ma la lettera ci voleva, zizi, ci voleva, come ci voleva, ma va bene Natale, vedi che ti sta preparato. E come sta preparato? Lo dicevo, cioè, dove andiamo a prendere la stazione con la fanfara? Dove andiamo a prendere? Ma fanno chiassi per tutto il paese, la gente deve sapere che è arrivato il dottore. E come, poi a casa nostra ci nasce tutta una giugella appicciata, che stiamo preparando tutte le... Ma è troppo, zizi, è troppo. Ma che troppo, è troppo, tu te lo meriti. Te lo meriti perché hai studiato, e oggi sei diventato dottore rispettabile, e noi te ne siamo grati, che per merito tuo noi abbiamo acquisito un altro contegno all'interno del paese. La gente mica ci tratta come ci tratta poco. E come vedrai, scusa? E come ci vedi, ci saluta. Oh, la famiglia del dottore, la famiglia del dottore, accomodate, entrate, favorite. E noi te ne siamo grati, cari nipote, di tutto questo. Però bisogna dire che tu hai studiato, sei sacrificato, ci sei riuscito, però è venuto pure una zia d'oro, non ti hai fatto mandare niente a Napoli. Tu quando mandassi a cercare 10.000 lire che ti servivano per pagare l'annata anticipata dello stabilimento a venire i pazzi in cubo, ti ricordo? E chi se ne ricorda? Sì, la verità è un po' contraria, 10.000 lire non sono poco, però questo dice, però ecco, se ti servono ci devono mandare, subito. Grazie tante, zizi, grazie. Ah, ma il suolo per far pregare i manicomi al paese è pronto, lo sai? È pronto. È prontissimo, e non sarà novità, il sindaco ce l'ha ceduto gratis. Gratis, possibile. È possibilissimo, quello ci ha fatto già la concessione. Già. Ci ha fatto il contratto con la concessione per 30 anni. Per 30 anni la nostra famiglia può usufruire gratuitamente dei servizi del manicomio. Conveniva perché è sempre una cosa che resta all'interno del paese, poi è stato buono a fare, è stato. Tu poi quando vieni a fare tutte cose tu, un disegno, un progetto, la costruzione, come devono essere divise le stanze, che c'è da Iain, chi c'è da Iain? Si capisce, me lo vedo tutto io, me lo vedo a voce, mannassa, ma questo stabilimento che tieni qua a Napoli, quante stanze sono? Lo stabilimento? Sono avanti in stanze, sì, però piuttosto che uno stabilimento è più una pensione. Pensione? Sì, l'ho chiamata pensione stelle, ma perché dentro ci stanno tutti pazzi calmi, pazzi distinti, pazzi gentili, pazzi stranati. No, pazzi calmi. Però non sono andato i tazzi, sì, comunque pazzi resto. Non si è da scontro pazzi. Infatti. Sì, oggi la volesse venire, sa questa pensione? Qui la volete proprio venire? Sì, però volesse venire, ci volesse parlare con questi pazzi, ma volesse fare un'idea di quello che pensano, di quello che dicono. Ma io vengo solo a idea, non ci dico niente, allora si va qua. Voi volete parlare con i pazzi? Però, cioè, modi vado con uno sfizio. Ma voi, con lo sfizio ci potete no parlare con i pazzi? Non è uno sfizio, ma gli voglio fare un'idea. Ma per vedere tutto il bel lavoro che stai facendo tu, caro nipote, qua a Napoli, è una soddisfazione per lo zio. Le porto, mi dai, io vengo solo io, non detto, non ci dico niente. Vedete solo voi, signore. Io vi porto, però voi quando andiamo
Che voi dovete sapere che è un mese che tengo in cura un giovane di buona famiglia, figlio unico di una ricchissima famiglia. Quando mu montagna era in uno stato eccitatissimo. Ruciuleva per terra, Luca, quello che trovava, che lo rompeva. Quello che trovava, quello che cercava. Basta un po' come te, solo che sbarica la musica. La musica? Ogni tanto si fissa e si mette a cantare. Il povero pare c'è in giro che lui si crede il più grande tenore del mondo. Ecco Berdi, zizi, Berdi, ha traviato, ha scritto bis. E poi lo disgraziato. Oh, non gioco. Quello se si arriva a dimettere. Che non canta più. Non canta più. La famiglia mi dà una bella somma. Lo prende. E zizi, i propri somma vi dovrei parlare. Io lo so, voi avete fatto tanto, seguitate a fare. Ma non ci posso fare niente, ieri è giusto un colpo di San Francesco Sales e ho visto una cosa troppo bella. La macchina può fare l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Zizi, mi servono 500 lire. Io lo so, soltanto, so sa, ma che ci posso fare? Io l'ho visto, ma ne ho già innamorato. E mi serve, ma l'ha già accattato. Tu che dici? Se è una cosa necessaria. È necessaria. Si le serve. E mi serve. Che sa da fare? Sa da scattare. Ma 500 lire, però. E zizi, io capisco che è una spesa. Però la roba da lì, ma solo noi è San Francesco. Ma da lì, ma noi è San Francesco. Lui è San Francesco di Sales. Regolarmente quando viene te la porti al paese, però, questa macchina. Sicuro? Vabbè, può dire, che va, ma non c'è, guarda, oggi biglietti dalla 500. Grazie tante, zizi, grazie tante. Per questa spesa, ma dimmi una cosa, questo stabilimento, qua a Napoli, è lontano, da qua. La pensione, zizi, la pensione. Ma andiamo di nei pazzi, insomma. No, è qua vicino, forse un bel, se vedi le pazzo vicino. Allora, guardate, non la prima traversa, non la seconda traversa. La terza attraversa a destra. Mamma mia, che figo! Un pazzo con la musica, se ne è più da coppa manicomio, zizi. Ma come l'hanno fatto? E che ne so, l'hanno lasciata la porta aperta. Sta trasendo a cadente, zizi, venite, sta trasendo. Voi non vi preoccupate, che appena era a me, se metto a un pizzo, non si può continuare. Proprio a secondare, a secondare, zizi, mi raccomando. Non vi preoccupate, tanto sta tutto. E perché oggi come andato a questo assaio, senza sapere dove? Fermatevi! È la prima volta. Voi lo sapete io chi sono? Sicuro? Si domino! Bravo! E non mi picchiate, non lo faccio più! No, ma andiamo a casa, vieni! Eccomi qua! Mamma mia! E voi chi siete? Per farmi comprendere tutto il male che ho fatto! Signore. Ma io non sono partito! Non siete partito! È stata una gran passione che mi ha spinto a questo! Chi la posso mettere a cantare? Ma troppo fa poco! Musica, maestri! Stamattina mi ha fatto mettere una paura, non so, non so morta. Ma perché che ha fatto? Che ha fatto?
creatura. Va, va, io lo capo. Tu quando arriva giù, sappici con tutto quanto, non ha parole niente, subito se soffende. Lo fa subito da quello, lo fa subito pensiero. Sono obbligato.
ne 19 anni. Vostro nipote la conosce, è carina assai. Il padre poverino non l'ha potuta vedere, grande cosa, perché il Ciro non ha voluto. Povero John Attasio. Guarda. Pietze uomo che è morto giù. Tanto a me, quando figlio, ci guardava bocca spruta e diceva sempre, io faccio a Dio qualunque cosa, può venire contento. Che la mamma ha detto stamattina al caffè l'avete fatto prendere molto collera, si è molto dispiaciuto con poco. E perché, scusa, al caffè? Perché non può nascere? E perché si è pigliato poco? Per questo, allora, voi dovete sapere che la ragazza, appena le portano il caffè e lo poggiano sul tavolino, le prende e ci sputa dentro. E ci schifezza. Io appena ho sentito questa cosa ho detto no, io sono il medico e devo vedere se lo fa pure lui. Allora ho preso la ragazza stamattina e l'ho portata al caffè per cui esperimento. Ma vediamo se lo fa con me. Qui, quello appena il cameriere ha appoggiato la tazzina sul tavolino, lei ci stava sputando dentro. Io appena l'ho visto, le ho dato uno schiaffo dietro la testa. Si è messa a piangere mezz'ora, povera figlia pure. E quello può fare che è colpa sua. Ma così se va, e se ne ma non si danno gli schiaffi dietro la testa. Quello c'è basta. Sono dei pareri che sono preso il medico. Ah, che bello tipico, ma giù. O se andate a sé, ma ci piace tutti gli appunti, perché con quelle che vengo da faccio tre novelle. Sangue batto da Luigino giornalista. Don Luigino, buongiorno. Oh, caro Don Ciccino, state qua? Sì, sono arrivato poco prima. Come sta? Non c'è male. Ha ceduto un compagno maggiore, o meglio, sto pazzo che sta qua. Non potete vedere come va già spassato. Come si suol dire, bonito, inutile e direttivole. Perché con quello che vengo da faccio tre novelle. Ma che ditte quando fa tre novelle? Già, perché voi adesso sapete. Che isso, prima era un zambugnano. Poi facendo tempo e scelta pazza. La faccio un sabugnare la e a questi passi, che mi credete? Trovo un tipo eccentrico, mi ci metto a presa, lo faccio tutta con qualcosa e compongo la novella. E si capisce che novella si può fare andare più. E poi, che te rai? Tre lì. Che novella si può fare con tre lì? E si capisce che dava un cianabulare, la sparta, non ci rimane isso. Ne ha già fatta tre in questo mese che hanno avuto un grandissimo successo.
il mio povero compagno. Luciana Mollara. A uccidere Natale. E tra lì, Giusamir, che dice di va di musica, non c'è, e non dormi più. E se capisci che faccio il tuo tempo, non la fusa di alla. No, mi dispiace, queste non le sono, Luigi. Me le mando io, i mandi giornali, tutti e tre numeri. 27, 56 e 79. Utenti le pigliaia. Esattamente, sì, sì, esattamente. Grazie tanto, lui le accetto con piacere, le accetto. Va bene, mi servo subito. Ha visto un buco in chi si appunto. Don Carlo. Oh, dottore carissimo. Buongiorno. Don Carlo è il proprietario della pensione. Mio zio Felice Sciasciamucca. Proprietario vero. Proprietario vero. Carlo Sanguetta, a servire. Favorirmi sempre, favorirmi sempre. Ah, ma questo signore è vostro zio. Sicuro. Luigi De Vito. Vostro servo. Padrone Miglio, padrone Miglio. Don Carlo, l'ho portato un po' a vedere la pensione. Ah, bravo, bravo. E che ve ne va? Bello, un bel palazzo, belle scale, stanze tutte ariose, soleggiate, bello, bello. Ma qua, caro signor, dovete un po' visitare tutto. Qua ci stanno soldi schisasse faccio. Lo so. Io poi non ho badato al mio interesse, ho pensato soltanto alla comodità delle persone che vengono. Qua si trova di tutto. Ma sapete, la pigione è un poco salata, però. In questo sito, 6.000 lire l'anno non lo trovo affatto caro. 6.000 lire l'anno? Che c'è? E ci tu mi registri 10.000 a me. Eh sì, perché 6.000 lire è la pigione. E poi le altre 4.000 lire? L'acqua, la luce, tutti i combi. L'acqua per bene. L'acqua per bene, che tutti i combi. Questo qua, sì, e qua. Dai, e non dubitate, sì. Qua ci trovate i gabinetti di roterapico. La sala da bagno, la camera della ginnastica. Ehi, qua dovete sapere che è Don Carlo. Non fa solo della proprietà, ma pure da direttore, zizi, bravo. Non venite, qua senza di me non potete fare niente. E il vostro nipote lo sa. La vita che fa concetti pazzi, dove fanno la coppa a bacio. È vero, non ci è vero, ce ne sta qualche uno che ha visto pure l'altra. Non siamo mai, se ne ha passato con un uomo. Diretto! Io ho un po' d'appetito, vorrei mangiare. Accomodatevi, vi servo subito. Grazie, una piccola cosa. Qui ho un po' di mozzarella arrostita. Sapete se vuoi. Con permesso. Do Luigino. Cara Don Cicillo. Signore. Un appetito. Grazie. Mangiate forte. Spero di quanto vi piace. Ultimo quarto, buoni. Non vedi, ti voglio far venire la sala da bagno. Ma non ci sta nessuno dentro. A questo non ci troviamo nessuno. Poi dopo vi porto al secondo piano a vedere la camera della ginnastica. No, la camera della ginnastica, ma al secondo piano non la voglio vedere. Sta stanco. Ma non le vado, come per le scale. Se ci vive. E sto qua, zizi, ne appresso a me. E sto qua. Quei 500 lire che vince a la da sì, hai trovato un po' manca da un momento, hai trovato quanta pezza pagata sotto colpo, c'è abbastanza vento quando l'hai aspettato. Ecco come faccio, che le tizie ancora mi dare 500 lire. Scimmi ce lo dice tu, si è arraggiata, hai trovato, non è uomo essere confiata a te. Quale saputo che è venuto zitta, ora poi sai chi cacò, no, come parla no, no, Scim, la firma ne ha cambiato con un poco di interesse, lo dice lui, Paolo, vieni tu. Basta che se ne va. Sì, se capisce, ma... Ma se ti lo lascio solo io. Ma lì, intanto tu 5 minuti e tu. Vabbè, c'è la mia, aiuto, ma tu. Bene, va, dite la verità. Tu bene da Marina, cosa troppo bella. Ah, Ciccino era la nipote, ma dove sta, scusate? E stava appresso a lui, stava a calare un attimo, non più con ecco pure bene, ma proprio lascio solo a me, ancora. Non perdere, accomodate. Ma voi non vi accomodate? Non vedi. Io mi posso mai sedere. Io è già lì, io è già lì, è già sta qua, è già sta là. Non un attimo di tempo. Se lo prendete, io voglio far assaggiare un po' che facciamo qui. Me lo porto un amico mio di Firenze, Don Giovanni Pizzicato. Da Fè Superiore. Carmela!
dice onesta, sta con me da tre anni. Il telefono. Ma posso mai aspettare? Aspetta un attimo. Se ne va provvisto, se ne va. Passano solo a me il cadocco. Ma lo sto aspettando. Cammi, così, non fa che essere dal secolo qualche realtà. Ecco qua mia figlia. Tanto piacere. Questo signore, e lo zio di un Gigi medico. Accomodatevi, prego. Grazie, ma io veramente vado di fretta. E questo che cosa? Non possiamo avere l'onore di sbagliare quattro chiacchiere con voi. Ma che vi dispiace, po'? No, oh, non fa tanto piacere. E questo lì, come dove andate? Sta qua, lì. Quello non viene. Dovete sapere che non ci fa piacere ogni tanto scambiare qualche chiacchiere con qualcuno che ci piace. In questa pensione non si può dire una parola con nessuno. Tutta gente stravagante, superba, melanconica, fastidiosa. Mia figlia, poverina, passa le sue giornate a leggere, leggere, leggere sempre. E che da fa? La sua compagna sono io. Non è bello, è di qualcosa. Andate voi, non voglio parlare. Ecco, parlo sempre. E la gente non mi risponde. Dimmi che stamani, ti pigli nuovo muto, poi sei... Oh, capisci, no? Ma che si sta ammalando? E beh, c'è già un piccolo. Se metti scuola di tutto cosa, non può parlare mai con nessuno. La fa venire un currino, la c'è tipo, la gira a rito. Devi chiamare un momento e mia nipote. Quello va bene, sì, è comodato. È così bellina, così carina. E ha da lo suo brutto difetto. Quando poi è tanto bella, allegra e svegliata. Basta, mo fallisce. Ma quando mi metto la testa scolata su della nominata sul braccio. Ecco qua. E nessuno ti può dire niente. Perché la nominata che ti ha fatto tua madre. E quindi è la nominata onesta. Cavalletto di oggi in giorno, che per essere troppo svette e spiritose, diventi scostumato e cinto, non è vero? Oh, è vero, è vero. Sentito? Ah, il caffè, bravo. Signori, non si può vedere con questi due. Perché scusa? Ce ne sono due pazzi, si è finito. Sì, chi saremo un buon partito per te, che rischia di cassare. Soffrire un poco di caffè? Grazie, adesso l'ho preso. E voi? Grazie, non ne voglio. Guardate, dici così per cerimonia, ma quelli caffè li piace assai. Non si dice non ne voglio, se ne accetto un sorso. Datemi qua. Sate che bello, la voglio sputare in te. Allegra e spirito.
una volta. No, no, te le fai girare la sua. Ma sei? È perché ti cerca la palla. No, la palina bianca cerca la palina nera, la palina nera cerca la palina bianca. L'incontro è fatale, ma è pieno di sorprese. Ah, ma mia figlia è preparata tutto, sapete? No, cioè, da me, taglia il cuci vestito, ricamo, ti finge, ti di diploma di infermiera. Naturalmente sa cucinare molto bene, sa contentare il palato di ognuno. Per esempio, tu si dia a mamma, si dice un po' sul milanese, che gli cucina? Il risotto. È un romano? I bucatini. È un napolitano? Ora tu. Sta cercando salute tu. Ma sapete che tiene, poi, non va presa a stupidire come fanno le ragazze della sua età. Niente affatto, no, no. Lei dice sempre, mamma, io si mangia a male da, mi voglio prendere un uomo di una quarantina d'anni, perché so che mi va bene, e non lo fa picchia a bollo. E dice bene, io la provo. Ah, io pure. Per esempio, come sarebbe bella si trovasse un uomo con bel pugno, io glielo darei a 100 mani. Ma sarebbe troppo onore per me. No, per carità, no. Sarebbe nostro. Rosine, ti piace a lei un signore con me chi succa? Sì, è tanto simpatico. Ah, guardate che combinazione. E allora? Vuole siete simpatico? A lei mi piace, gli sono contenta. Ma allora questo è un matrimonio che si può combinare. Credo che non ci sta nessuna difficoltà. Allora, vabbè. Per me sì, amore. Magnificamente, aspetta un momento.
mi private della vostra bella compagnia, caro collega? Ci passato un che infame professione la nostra, dite la verità. Terribile, terribile. Ti passa una seconda, sì. Chi è il? Chi è? È un tunato. Ai, non l'avete riconosciuto, si è sciupato il cuore. E se capisci, sono uno strumento. Ma non lo sai tu, imbecille, cretino. Quando sangue saluta il tavolo, sta messo un altro. Ti venite in certi momenti a bruciare via l'arco, a bacchetto, violino, tutto. Non lo dici da me, i poteri. Pigliasse l'organo, come una diavola, un papà, scimo. Spezzare tutte le corde a un altro, spezzare le corde. Le corde. Sul pianoforte. Pianoforte, le corde. L'organo c'ha le canne. Che Colman dice da nessuno. Nessuno, se no io spezzerei tutte le cose, guarda, guarda, non c'è incoraggiamento. Ma, ma non sapete che guai che ci passa di colore. Ma sentite una cosa, ma il vostro è a pedale o vanno a tirare romantici? Vanno a tirare romantici, quello è guai. Allora è antico. Antichissimo, così per non potessi scappare. E lui? E perché non mi scappa? Che te registro. No, dico, sembra che potessi scappare dalla casetta per non suonare più l'organo. Come sarei contento se io potessi fare... E chi si faccia lì proprio per me sa quel bacco? Ma come? Dite una cosa. Ma voi siete solo? A voi fa piacere se io sono solo? A voi fa piacere? Sono solo. Con me all'estero. E andiamo in giro per il mondo a fare concerti di violino e pianoforte. In Spagna, in Francia, a Costantinopoli, in Russia, a Mosca. Bellissimo. Ci basterà un anno di giro. Ci portiamo a casa in un'altra capa. Si può anche bene. Io pure io sono solo. Pure voi siete solo. Non tengo nessuno. Ma no, chi? Mi ha tutto lì da nessuno. Sono trovatello, sono. E che già ascoltate. Voi farete fronte alle prime scese del viaggio. E poi che tenete la coppa in casa con il primo congelo. Vabbè, guarda, sono un signore, non mi rubate queste cose. Accettate. Ma come non accetto? E allora partiamo, rimane male. No, rimane. E ci andiamo nel Natale. E là ci proveranno tutto quello che ci serve, manifesto, manifestine, reclame, striscio. Sì, 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 tutto. E ce ne amo con il treno e io me lo faccio, ma vado a trovare la valigia. No, E quando vengo non mi voglio più vicino a voi. Piacere. Come mi piace questa cosa, tamburo battente. Tamburo battente. Audacious, fortuna gli uomini. Perito, tu c'hai stato, tu non vai. Sapete che io sono un artista, un filodrammatico, e domenica sera io debutto a teatro.
Che vi devo dire, caro signore? L'arte, come dire, mi ha fatto perdere la capa. Mi ha fatto scivare. E che bella cosa, ma quando uno esce una celebrità, tipo un Salvini, un Sacco, ma quando uno fa una scena bella, forte, vibrata, un finale d'effetto, 4-5 chiamate, è una cosa di morire, caro signore, è una cosa di morire, ma perché dovete capire. Ma io sono sicuro, però, domenica sera 4-5 chiamate, nessuno me le toglie a me, sì, sì. Ma scusate, ma voi chi siete? Felice Sciabocca, a servirvi. A riferirvi sempre. Ditemi, voi alloggiate? No, carità, no, io sono venuto un momento e poi vado a parlare con la mia nipote. Ah, ma mo se permettete vi vorrei dire il nome con il quale andrò in scena. Ah. Eugenio Arturo. Che dite, vi piace? Che bella Arturo! Guardano le persone normali come se fosse una gente strana. Caro signore, posso chiedere una gentilezza? Chiede pure. Ma una cosa da una sciocchezza. No, dite se posso. Mi donate 5 minuti. Che volete? 5 minuti. 5 minuti? Solo 5 minuti. Regalatemi 5 minuti. Cosa vi ho chiesto mai? Solo 5 minuti. Solo 5 minuti. Cosa sono 5 minuti? 5 minuti. 5 minuti. Solo 5 minuti. Ecco qua, 5 minuti. Ma che devo fare con l'orologio? Solo 5 minuti. Io voglio solo 5 minuti. Ma come sarebbe 5 minuti? Io parlo mille anni che domenica sera, io non ce la faccio più, io non sto dormendo più. Guardate, io la parte me la c'ho imparata a mente, sa, c'è tutto in mosso, tutto cosa, ma io tengo un palpito che voi non potete credere, no? Certo, io mi salvo con la figura, mi salvo pure con le mosse, con la voce. Io mi stavo tenendo una mossa. Che ne so, dico, nella scena in cui Otello è chiamato da Loge al Senato. Siamo al Senato. Il Senato? Il Senato. Ebbene, non c'è mai stato. Illustri e venerati patrizi, che io tolsi la figlia a quel vecchio è vero, ma è pur vero che la sposai. E in ciò sta tutta la mia offesa. Bronzo è il mio linguaggio, poiché dall'età di 7 anni fino ad ora la mia vita passai nei campi e nelle guerre. Inetto sono a parlare altro linguaggio che di guerra non sia. Inetto sono a parlare in mia difesa. Ridammi il fazzoletto che io ti di. Come chiedi il fazzoletto? Ecco qua, prendi. Ridammi il fazzoletto che io ti di. Ah, non è questo, vedrai. Ecco qua, prendi. Non mi ricordo qual è. No, 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 no. Ridammi il fazzoletto che io ti dirò. Ecco qua, ecco. Ma non è proprio lui, ma no, ma che avete fatto per tutte e tre? Il fazzoletto che tu donasti a Cassio. Era viene Cassio, scusa. Nella quale la crede colpevole dice: vi chiedo perdono, vi aveva creduta quell'astuta veneta cortigiana che per amore fuggì dalla casa paterna e si fece sposa di Otello. Entra, Emilia. E voi! Voi, Madonna, poiché esercitate l'ufficio opposto a quello di San Pietro, spalancate le porte dell'inferno! Vedete, abbiamo finito. Ecco, prendetevi dell'oro, è il vostro compenso. Ora chiudete le chiavi e ecco.
facciamo così, domani mattina ci vediamo qui. Ci vediamo qui. Io vi porto i biglietti. Voi venite e ci mettiamo d'accordo, vi do i biglietti. Ma non mi dite niente, ma io devo andare di là, mi devo misurare gli abiti dell'ultimo anno. Fate le cose vostre, fa. Sì, allora ci vediamo domani mattina. Domani mattina. Mi raccomando, qui, un'ultima premura. Domani mattina quando verrete, soprattutto domenica sera. Domenica sera. Ma... Non mi dia pacco, lo mi il medico non ci veniva, che abbiamo più di 5 minuti e ci trovano il tempo. Va bene, diretto, va bene. Usa pugnale, se non è usa pugnale. Ma da un altro po' tutti quanti a Rocca Secca, un bel palazzo costruito positivamente per voi. Come vedete che con quell'aria, pure c'è aria buona, salve, con quell'aria voi tornate a casa in un paio di mesi, sana, ragionevole, e non decidi più fossare io, dici. Sante guarda, chi si è caccato un buio illuminato oggi cillo? Ah, sicuro, ti dà bene. Poi con la Rocca Secca, potete pure pigliare la zampogna e vi mettete a fare qualche novena. Sì, ma così per piacere, dico per lavoro, voi non avessimo più bisogno, vi diassi potere, scusate. I pigliai via, ma quando mai? Quando mai? Ma ricordatevi bene, 27, 56 e 79. Poi me l'ha detto Cicillo, mio nipote, il medico vostro. Ma che pizza assassina, ma che se la cosa troppo bene, perché chissà come ti faccio una cosa scicca assata. Lo vedo umoristico, il medico è un cameriere! Senti tu! Quattro, facchino! Bene sta prese cognacco, no? E me solo lo sto aspettando, quella bestia del direttore, dove sta? Cameriere! Finalmente! Sono un incannonato che lo fa sentire a buio! Veramente io stavo... Zitto! Basta! Non voglio sentire niente! Mi parano mille anni che ne paga a cannocco, ma mi stancata! Io non sono abituato a dire una cosa del buono! Ricancello direttore, che stasera me ne vado, hai capito? Hai capito? Sì, ho capito. Io quando è brutto, mozzo scurato. Che razza di pensione è questo? È modo di agire. Ma giù, vi devo raccontare una cosa graziosissima. Amica, non voglio sentire niente, lasciatemi stare. E che maniera, vostra? E che maniera è maniera? Qui mi state lavando la salute, lasciatemi stare in pace una volta, non mi zuccate più. Vi siete mi sapresti a me con mano cana, ma avete fatto 100.000 domande. E che diavolo, non avete proprio educazione. No, ma giù, io vedo la vostra educazione ve li parlo. A me, voi parlate l'educazione a me? A voi sì. Sta bene, ci rivedremo. Quando volete voi, io sto qua, in questa casa, a vostra disposizione. Siamo intesi. Chi se ho me imparato l'educazione a me, toglie fare chi sono io. Carogno, mi piaccio! Quasi ti vedi lì subito, non ho detto che sono Thomas e George con la camicia di forza, non mi do la fatta. Ecco sto fatto. Scusate. Già mai avuto la di chiamarmi papà. Questo è il grande zucco. E ne darete soddisfazione subito. Chi siete voi? Felice Roscia Bucca. Sa bene, signor Felice. Noi ci batteremo alla pistola. Dentro ne tengo due belle cariche. Andremo nella villa nazionale, viale a sinistra. Vicino all'acquario, ma ci malestra essere un uomo di accanto, o rimane per spicciare più grande. Fate fatto. Stai felice, tipo me ne scappo, me ne scappo. A me, dalla figliola, accompagni un bacio palazzo, dalla figliola. Come ha da fare? Accompagni un bacio palazzo. Ma guardate che combinazione. Cicci mi si è avvicinato con tuo amico lì. Si sono dati un sacco mazzato, sono crudi e se lo sono portato papà questo. Come cagliola si fa? Come faccio con si può? E si vede.
Sì, ma io... Mannaggia. Pozzo fare. Poi lo pozzo io so... Chi si sa che io sono pazzo? Sì, me, 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 me. Fai una cosa, se viene andato 4 ore, ti faccio trovare 500 lire, non ti preoccupare.
Io te prevengo, fammi tu. Non ti preoccupare, vai, va. Ma raccomando. Sì, no, non ti preoccupare. Ah. Uno bu. Chi lo fino per lo meno la mandina, quindi sono tutti struppiati. Ma si inazzi zisi, quello che si fa afferrare la c'è lasciato solo essere la notte. Ma io scusa, tengo pronto, non mi può proprio dicere niente stavolta. Niente, è inutile, non faccio la pace, a me non imbroglio. Perché è venuta a Napoli a poparnella, gli curre una caella, ma io attacco tutto però, io la sempre ne vago. A ieri sera, me ne attacco loro, stuna, rimbambito, una faccia bianca bianca, non poteva cucchiare la parola. Ma voi non ne viste che anche parlare? Adesso sa, perché io sono fermata per capire che assaia. A me riesce uno non broglia. Ma trova dietro che fui trattenuta e venette che la maniera qua. Ho detto solo, senza nipote, perché ci c'era questa egoista? Quando tu ci hai mannato dal guardo, il suo ricetto che non sapeva niente, e non sapeva dove stava. Ah, svergognato, perciò volevo venire sulla Napoli, perciò non mi volevo corruttare. Signor, poi c'è stata una femmina che vuole parlare con Don Felice. Con Don Felice? E chi è? Ha detto che si chiama Maria Strepponi e sta insieme con una bella figliola. Una bella figliola? Ma che buon marito! Signor, credo che ad essere uno sbaglio, perché quando la gente immaginava chi era, si è detto... Dite a Don Felice che sono la madre della sua fidanzata e ho portato con me anche la ragazza. Tu Felice? Oh mamma mia! Dite proprio così. Proprio così. Ah, infame, scellerato, gaglioso, molto cerica, ci stevo che cosa sotto. A Napoli, è un buon nipote, è stata una sposa, ma si è assassino. Oh, è già vincere. È già vedere chi è sta donna Maria Strepponi, chi è sta fidanzata. E poi dopo parlando. Ma dico che io sono un casore, Don Felice. E che tu mi sei nipote. Hai capito? Va bene, ma fallo tra sì. Prego, da questa parte. Grazie. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Signora, voi volete parlare con Don Felice? È sicuro, se sta comodo però. In questo momento, vedete, non si può parlare. Sta facendo un semicubo caldo per certi dolori che gli sono venuti stamattina al basso ventre. Come ci dispiace, ma che ne soffre? Sì, da molto tempo soffre di appendicite. Ma voi potete parlare con me lo stesso? Ma, scusate, ma... Forse siete la madre, o? No, una sorella. Una sorella più grande. Questa ragazza è mia nipote. Bravo. Accomodatevi, prego. Grazie. Ecco qua, signora mia. Si tratta di un matrimonio. Un matrimonio combinato così. Frien magna. Ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere Don Felice, il quale ha visto mia figlia e l'ha trovata carina. A lei le è piaciuta e si sono subito intesi. Io poi, figuratevi come madre, staccami da lei e che dolore. Ma trattandosi di un uomo positivo, io sono venuto per non perdere tempo e per combinare tutto questo resto. Ecco, capisce, perché si deve perdere tempo? Una volta che vostra figlia piace a mio fratello piace a esso, si può fare tutto cose con la massima sollecitudine, con tutta la fretta possibile. Ma scusate, a voi fa piacere? A me? Ma vi pare?
Stavamo parlando, ma non pare stare in una campagna, pare stare. Io parlo, mi rimbomba tutto. E tu quasi, chi va a seguire un po', vai a seguire. Se tu non mi la statura a me la coppa, io mi sarei trovato mi sa che la muina. E perché? Che è successo? Io non so niente. Che è successo? È successo l'inferno. L'inferno? Poi si scatenano tutti i pazzi. E io non sono mai riuscito a vivere da là sotto. Zizi, quello mi dovete scusare, io purtroppo ebbi una chiamata e dovetti fare una visita urgente. Ma va, torna subito, scusa. Ma io stavo tornando. Quello però nella fretta di tornare. Andai a scivolare sull'unica buccia di limone che stava a terra della strada. Stesso scivolando, sono andato a sbattere con l'occhio sulla ruota di una carrozza. Guardate, guarda, qua poco non mi sono schiattato l'occhio, Bravo, io, ho passato un guai per un po'. Ma sentite, Zizi non può detto proprio sempre. Niente, ma facendo dice manca una parola. Quello come arrivai a cominciare a fare una gamba di altro, perché poi era arrivato tardi. Ma si letto l'intensivo, capi? E non vuole letto sempre. È bella, rispondi. Sì, signor. Ma ci si risponde, è buona educazione. Ma così voglio rispondere. Magari sono sti modi. Per te, quest'uomo oggi deve essere come un padre. E come tale tu lo devi rispettare. E perciò lo tratta così, perché pensa che l'ha già rispettato? Se non mi sa che si fa un fatto. Sì, ma questo lo fa perché voi siete soli in casa. Ma che torni a paese... A Busco. Ah, staremo a vedere se sei a Busco. Sì, non la darà l'inizio. Questo è mozzacopolo. Questo non è l'educazione. Vuole il padre è un negoziato di roccia. Ma ce la imparo io l'educazione, ce la imparo. Ma mamma mi sta aspettando in ragazza. Ti ha dato un momento perché vado a parlare. A me? Sì, a voi. Sì, prima di andare. Ulisse era quelle 500 lire per la macchina. Hai ragione, la macchina per l'esperimento del cane. Sì, mi sa che la moina non ha ricordato per il 500 lire. Vabbè, pazienza, te l'ho promesso, no, subito, da un momento solo. Ecco qua, questa è una carta di 1000 lire. È buona? Come, non è buona. Scusa, cambiala e portami il resto. Il resto, 500 lire, non la tengo. Va bene, grazie, Zizi, grazie. E a te, facimi punto quando torno paese. Va bene. Grazie, Zizi, grazie. Andiamo a vedere mamma che è buona. Andate su Cisco. Avete detto bene. Andate a vedere mamma che è buona. È venuta per combinare tutto, per finalizzare tutto. E non può perdere manco un minuto di tempo. Può fare tutto cosa, lest. Ma chi? Come chi? La madre della vostra fidanzata. È venuta per combinare il matrimonio della figlia con voi. Svergognato, assassino galioso. Ma via roba e cenniamo. Come arrivo, mi hanno chiamato Don Saverio l'avvocato. E mi voglio spartere. Non ti voglio orecchio! E si capisce? Ma c'è vado che stai dicendo? Che sto dicendo? Te lo faccio dire io che sto dicendo. Tu avevi appuzzato l'occhio in coppa in armia, coppa data mia, ma te sbaglio. Ti hai fatto un desenzo tavernato. Non c'è vado. Ma cosa vedi? Sei coniato. Traditore! Non c'è! Fatto! Non c'è la messa! E volete sapere, che volete sapere? C'è le stesse cose, no? Capito? Come un insurato si mette a combinare la domanda di voglio! Ma con chi la domanda di voglio? Con la figlia di Donna Maria Strattoni, gli altri che stanno aspettando la Nid. Scusa, scusa, sta faccia. Essere qui.
mia casa al villino De Rosa e portate con voi due facchini. Fate presto. Vi saluto. Felice. Riusciamo. L'indirizzo. Sì. Signor Carlo Sanguetto, sì, Sanguetto. Direttore, pensione, Stella, Umberto Prima, Ugerissimo. Ma trovo qualcuno e ce la faccio malare, come ce la fa? Aspetta, che le sono pericolose, le sono capaci di sfumare tutte e due. Signora vostra madre, chi è su Borghè? Che sto capace di fare?
questa roba con questa soglia, non mi facesse più indisporre, mi ha fatto poc'anzi. Io non mi posso muovere perché tengo l'hotel chiuso dentro la stanza. Oh, te l'hai chiesto, te l'ho? Oh, scusa. Ehi, voglio sentire niente, va, faccio qui. Oh! E anche se mi tratta così che sono prima la testa a mano, ma mi viene ammazzato, vince. Io un po' via che sono andato. Parla tra si fa, quindi sarò direttore, se ne è accorto se non sono scappato, subito dai questo per caro. Grazie tante! Che non ti fanno? E a così chi lo passa non mangia tutto. Ma che voleva tu? Ma io che ne saccio, lui mi stanno fatti scappare. Io stai aspettando che lo facevo qualcosa. O volevo scassare un violino da? No, se non mi capito. Ma voi non sapete quanto sono contento che faccio crescere. Ah, ma pure io! Io non mi volevo che stanno macchinando così. Ma troppo così, troppo contento. Io voglio stare tranquillo. Voglio stare qui. Pure io voglio stare qui. Mi sapete che ci fanno? Ah, ma tu direttore sei così conto che amano. Ma ci ha ronzato la roba e me ne sono scappato. Ah, hai fatto bene, bravo. E senza papà manco un soldo. Benissimo. Allora partiamo con l'anno del 2.50. 2.55. Ma a me non va dove c'è mia mamma. Ah sì, stanno stando. Poi rimane matita. Non ci sta. Ci volevo fare tutto quello che ci serve. Manifeste, manifestine, reclame, striscioni. E domenica mattina cominciamo a viaggiare. Il primo concerto lo diamo in Russia, a Mosca. Che me l'ha? Perciò te mi sono capito. Bellissimo. Un bel programma, vero? E poi vai, fatta la valigia. Ma stamattina me la sono preparata. C'è già metto un capo, che non sapevo che andavamo a Mosca. No. Poi ce l'ho messo. Facciamo una cosa, però accomodatevi in questa stanza. Sì, mi mettete comodo, la roba, nel frattempo mi piglio la valigia, metto la porta, metto la giacchetta casuale e partiamo. Però facciamo la presa, io sono impaziente. Non preoccupate. Ha già portato solo un po' che roba a mangiare, facciamo male allo stesso ritorno. No, ma perché vi siete messi in disturbo, maestro? Ma guarda disturbo, quindi che ti ha già cattato. Ma ci viene la roba con giù, nel senso che ha riuscito un po' prima. Avete fatto bene, bravo maestro, bravo. Accomodatevi, Accomodatevi qua, dai. Ti subito faccio. Ci viene allattato, mannaggia. Ma che lo direttore che fa con papino con zio? Se lo sa far rubare, mi fa scappare. A chi lo povero si uccide non sa niente, guarda. Vedi che lo povero quasi con malattie semplici, c'è gente disonesta che c'è stato. Amore, chi si è buttato, amore? Bella palla di panna. Vieni, bella casa cavalla. È pure uno mazziaccio, è bravo maestro. Vedi, ma quello mai pazzo, prendono di giudizio di portarsi il mangiare appresso. Non sarò come a delibero, già il mio direttore. Poi, state facendo, perché sta parlando il direttore, e se no quello mi batte. Che dico, aprite! Che dico, lo faccio per io, che dico. Muova questa pasta roba. Mamma mia, chi lo sta pagando? Hai visto, mamma? Io ve l'ho già visto. Ma chi ce la fate, chi lo fa scavallo? Che la palla di pane e chi lo mazzo d'accio? E chi ne sa niente? Poi ha detto anche lì dell'azienda. Stato zitto, la povera direttore è bovatta.
conosciamo una. Sì, signore. E allora non me lo farà cava, i vostri tracci sempre da posto. Eccolo qua. Un giorno, signore. Ma non vi mettete paura, perché ho capito che non mi posso battere con voi, perché siete una carogna. Mi fate compassione. Ho domandato il vostro indirizzo a un cameriere dell'albergo e sono venuto per chiedervi dove stava il vostro amico, quello che ieri sera parlava con voi, quell'imbecille che mi voleva imparare l'educazione. Ah, ho capito, quello che voi chiamaste carogna di chiacchiera. Perfettamente. E guardate la combinazione, guardate, quello deve venire qua per parlare con me per un affare, teniamo appuntamento a mezzogiorno. Possibile, veramente? Veramente. Facciamo una cosa, se vuoi aspettare in quella stanza. Quando lo posso aspettare? E non signor Luchino non mi chiacca. Quello è paura, se voi vedete, quindi mi siete scappati, avete paura. E vabbè, mi raccomando, allora appena lo vedete arrivare mi avvisate. Certamente, sì, subito va visto. Io mi faccio la guardia dalla finestra, subito vengo a chiamare, raccomandato. Prego. Subito vediamo, Ha fatto sulla fretta, ma ha fatto sulla vista. Se ne è scappato tutto qua, dalla porta. Quando passa sto po', me ne fate passare. E chi si scuola nel porto? Penso quando si sembra che passa così. Chi è che bussa a questa porta? Ah, il direttore! Accomodatevi, direttore! Accomodatevi, prego! Sedetevi, state stanco, è un po' che è lontano, sono di tante corse. Accomodatevi, prego, direttore! Ah, e chi avete portato? Ah, quattro facchini, io avevo detto solo due, ne avete portati quattro! Che pezzi di giovani che sono, bell'altro. Però direttore, io mo vi consiglio. Vi devo raccomandare con voi che voi per l'avvenire me la stavo più a corto, così troppo sciolto. Però, direttore, faccio una raccomandazione. Non li fate battere. Non li fate battere perché quelle sono sempre da come. Non lo fanno apposta, è colpa loro. Come dite? Sì. Sì, è giusto, lo so che siete severi, è giusto, sì, se pegano con il buono, sì, se no, e che volete fare voi? Voi siete partiti? Aspettano il direttore, Una pensione, a capo di queste porte che sono sicuro.
perdonatemi, mica devi dire con tutto quanto faccio. No! 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 Ma perché me l'ha detto Ciccino, mio nipote, ha detto che lui teneva uno stabilimento e allora teneva 15 pazzi in Cuba. E che pagava la pigione 10.000 lire l'anno. Ho capito tutto. Ma tu, perché tu volevi sposare la signora? Ma non è che me la volevo sposare. È stato lei che me l'ha proposto. Io credevo che era pazza. Io vi ringrazio, e mi facete perdere di sto pochetti. Signora, mi perdonate, ma io sono ammogliato, questa è mia moglie. A servirvi. E favorirmi sempre. Mamma, allora non mi sposo più. Non c'è. Mamma, è nato un turzo che ti sposa. Che mi ha combinato? Quel disgraziato che mi ha combinato un po' con me, ma c'è il mio conto, sa? Sì, ti ho portato il resto. Stato tutto il mio pazzi, abbiamo scoperto tutto, è pronta la pacella, è pronta. A me sono strano. Sì, io tenevo un sacco di riempito per perché stavo a cercare 10.000 lire. Poi andavo tutto qua, volevo avere lo stabilimento. E a giurito che la pensione era lo stabilimento di pazzi. Io solo per questo l'ho fatto. Ma perdonatemi, sì, perdonatemi. Non vedi, ci perdonate, sono cose di gioventù. Alla fine non ha fatto un gran male. E perdonate. Ma va bene, non lo parlo l'anno più. Ma se ne andiamo con lui a Rocca Secca, a testa sempre là. Sì, sì, sto che sempre là. Senza questo capisci. Ma tu mi dici che pure lo facevo, ma che tornavo. Qual è il parroco? Diceva a Matticera, a Sindaco, al Sindaco. Un torrene per costruire un manicomio, dice faccio. C'è quello che vuoi fare. Cioè, che facciamo? Ci mettiamo patate, zio. E tu sa fare, esatto. Forse è meglio così. Cicci, va. Guarda, zitto tu, va. Ma insomma, quel giornalista. Io non lo conosco, non lo so dove abita. Va bene, lo troverò io, permettite. Se non volevi sparare io, sai? Ma vuol dire che non partiamo? Ma io, me non so suonare nessuno strumento, reggia io, reggia partita. Mannaggia, sortami, mannaggia. Non da me è successo. Consigliamo un gente pure lui, la mamma. Ma vedete, abbiamo del butto, sì. Ma per del butto e del butto, io me la devo tornare a Rocca Secca, io a Napoli, io invece sono male. Perché se c'è un po' la scuola. Non vedi? Però vi dico una cosa, non raccontate a nessuno quello che è successo qua. Ah, è perché scusate? Queste sono cose che fanno ridere la gente. Ma ne siete sicuro? Sicurissimo. E speriamo. Speriamo. Thank you.
un bel po' di biscottini. Dici, però. Ida? Che hai detto? Ho mangiato un bel po' di biscottini per prendermi la tachipirina. Secondo te è meglio me la prendo mo' o più sotto? Così per tutta la commedia sto a posto. No, è quella dura un effetto lungo, mica... Dura seguo. Ciao. Giusi? Uè, no, no, mi riprende il modo. Ma... E forza, aspetta. Grazie. Certo, io lo devo fare ogni sera. Grazie. Mica lo stesso pubblico di ieri, devo ringraziare. Vai.